La Coppa delle Regioni Pony di Fiera Cavalli, importantissimo evento scaligero giunto alla 28esima edizione, è andata alla squadra della nostra regione. Forse per la prima volta nella storia della competizione veronese indoor riservata ai pony del salto ostacoli, il Lazio ha raggiunto questo grande risultato per i più giovani praticanti del comparto equestre. Sabato 7 e domenica 8 novembre si sono vissuti momenti di grande emozione per il team tutto rosa, che sotto le direttive del capo equipe Riccardo Padovan e coordinato da Marco Sassara ha scrupolosamente eseguito gli ordini di scuderia ed è riuscito in una vera e propria impresa. La squadra era composta per la categoria BP105 da Jamuna Melis su Princess, allieva del Circolo Ippico del Levante che ha come istruttrice Maria Luisa Pollastrini, e Matilda Mercuri su Abercrombie, allieva del club ippico Excalibur, istruttrice Luna di Federico. Per la categoria BP115 da Priscilla Pigozzi Garofalo su R&B Royal del Pony Club Roma, istruttore Anton Giulio Pieraccini, e Bianca Gazzè su Zibro del Circolo Ippico Baccarà, istruttore Filippo Lupis. Le ragazze hanno chiuso le due manche con 4 penalità ed il coach ha dovuto giocare il tutto per tutto affidando le sorti della vittoria a Priscilla Pigozzi Garofalo, prescelta per affrontare il barrage contro l'altro binomio della Liguria, regione che ha chiuso con le stesse penalità le due manche. La grinta di Priscilla e del suo R&B Royal, grazie ad un percorso impeccabile ed un tempo imprendibile, ha messo enormemente in difficoltà il binomio Ligure, che ha subito l'eliminazione nell'impossibile tentativo di anticipare il cronometro. Spettacolo assicurato per questa finale dunque, che ha visto al secondo posto la Liguria, terza la Lombardia, dopo il barrage per il terzo e quarto posto. La nostra squadra, come ci ha raccontato il nostro coordinatore delle discipline olimpiche Marco Sassara, non ha perso smalto ed ha retto ben la tensione anche nel momento in cui è arrivata l'eliminazione a causa della perdita del cap durante il percorso di Jamuna Melis, un incidente assolutamente imprevedibile. Lo stesso si può dire per la giornata conclusiva, che è stata molto impegnativa e caratterizzata da una forte motivazione a far bene. Le ragazze sono rimaste concentrate e motivate, hanno sentito la responsabilità del team e hanno scrupolosamente eseguito gli ordini di scuderia senza forzare troppo sulla velocità, ma puntando al percorso netto. Confortate dal primo zero, il peso della squadra si è alleggerito e da lì in poi tutto è filato liscio. Una giornata ricca di emozioni e di soddisfazioni, in una cornice con il tifo alle stelle per i campioni del futuro. In questa 117esima edizione di Fiera Cavalli di Verona, il Lazio ha ottenuto un'altra grande vittoria, quella nella classifica individuale del Gran Premio delle Regioni Under 21 con Vittorio Olivieri in sella Carmen 29esimo nella categoria 130. Vittoria, giovane ma ormai veterana per le sue partecipazioni al Gran Premio delle Regioni, di cui ha fatto parte con la squadra laziale per ben 4 edizioni consecutive, è stata autrice di una gara perfetta sotto tutti i punti di vista. Con la responsabilità di entrare per ultima ha dovuto puntare al percorso netto in entrambe le manche, senza tralasciare la pressione sul tempo, ed è riuscita perfettamente nella missione affidatale dal coach Piero Coata, come ci ha raccontato il coordinatore Marco Sassara, portando a termine con determinazione il compito che le è stato affidato. Sarà anche perché Vittoria, allieva del Pony Club Roma, che ha come istruttore Anton Giulio Pieraccini, ha un rapporto decisamente fortunato con Fiera Cavalli. Infatti, oltre ad aver realizzato sempre risultati senza errori nelle passate edizioni del Gran Premio delle Regioni, a Verona aveva già vinto nel 2010 la Coppa Campioni Pony in sella ad Iowa Des Moines.